Nel dettaglio qualcosa? Credo che sia meglio che ne parliate col sindaco, perché i progetti verranno portati avanti anche su input del comune di Foggia. C'è la possibilità di dislocare anche la polizia municipale sul territorio, a controllo del territorio? La polizia municipale viene già utilizzata, verrà ottimizzato l'utilizzo della polizia municipale. Per quanto riguarda forze di polizia, carabinieri, c'è stato da questo punto di vista un coordinamento per l'utilizzo in maniera diversa? Le forze di polizia in atto, il coordinamento del territorio, l'hanno dimostrato pure nel momento della rapina. Qui lo voglio sottolineare e li dobbiamo ringraziare, la rapina è stata sventata. Con le stesse modalità era avvenuta tempo fa in altre città anche della Puglia, perché ormai ci sono delle organizzazioni che lavorano sull'intero territorio nazionale in questo modo. Qui a Foggia capisco l'eclatanza del fatto, che però non è la prima volta, era già successo sull'autostrada, però la rapina è stata sventata proprio per l'intervento immediato delle forze dell'ordine. Sono intervenuti nello spazio di 4 minuti, cosa che non è di poco conto. Una rapina comunque così eclatante non si era mai vista. Non si era mai vista su Foggia città, sì, questo è vero, assolutamente vero, su Foggia città non si era mai vista, su altre città anche della Puglia si era già vista. Come una sfida della criminalità organizzata alle istituzioni? La criminalità organizzata quando si muove sfida sempre le istituzioni e la società civile, sempre, in qualunque circostanza, anche quando fa il furto in appartamento. Eccellenza, e che non è solo la criminalità organizzata. Una alla volta, per favore. Eccellenza, solo un'ultima domanda, è solo per sapere, si parla di militarizzare la città? Io non ho detto questo, personalmente non lo so, non l'ho detto e non l'ho sentito. Un'ultima dichiarazione, San Giovanni Rotondo è stato affrontato il problema anche a San Giovanni Rotondo negli ultimi giorni? Ne dobbiamo ancora parlare, sicuramente è stato già affrontato sotto l'aspetto del controllo del territorio, questo sicuramente. È chiaro che c'è una forte attenzione perché ci sono dei fatti notevoli.